voi compierete un percorso che da almeno da moltissimi anni, diciamo da forse da 45-50 anni hanno percorso tutti, non solo tutti i tifosi del Lecce, tante migliaia, centinaia di migliaia di tifosi, ma tante centinaia anche di giocatori. Quindi noi vivremo velocemente un po' quelle che sono le due ore domenicali del pomeriggio di ogni della domenica in cui Lecce gioca in casa, ovviamente, vissute sia dai tifosi che dai calciatori, che dai protagonisti. Dove voi sedete, quelli sono i posti di tutti i giocatori, sono posti fissi di tutti i giocatori del Lecce, 7, 8, non so, Parlini o Herrera, o tanto per fare dei nomi, ognuno, ogni posto è assegnato, quindi qui dentro la squadra si prepara non solo fisicamente, cioè non solo si spoglia, si veste eccetera, ma c'è anche il briefing, cioè l'incontro importante dell'allenatore con i giocatori poco prima della partita, le ultime raccomandazioni, alla presenza del team manager che salutiamo, Francesco Lillo, gli facciamo un applauso. I giocatori si preparano prima di scendere, indossano una divisa, diciamo così, provvisoria, che consentirà loro di entrare sul terreno di gioco per fare il riscaldamento, perché prima di scendere in campo loro fanno un riscaldano i muscoli, corricchiano, si allenano, no? Dopo l'ingresso, i tornelli e dopo gli spogliatoi abbiamo raggiunto la sala stampa. La sala stampa in cui a fine gara si incontrano i protagonisti della partita, sia della squadra di casa che della squadra ospite, e quando parlo di protagonisti mi riferisco non solo ai giocatori ma anche ai tecnici, agli allenatori, a volte anche ai dirigenti, perché non è raro che il presidente o un dirigente o un direttore sportivo incontri i giornalisti nel dopo gara e risponda alle loro domande. E quindi vi presento Checco Lepore, Tommaso Scuffia e Gianluca Di Chiara. Quante volte giocate per fare allenamenti? Se giochiamo la domenica, e quella dopo giochiamo la domenica, ci lasciano il lunedì libero, un giorno libero, e poi ci alleniamo il martedì, il mercoledì facciamo due allenamenti, al mattino e al pomeriggio, poi giovedì, venerdì, sabato e la domenica successiva giochiamo. Come ci si sente di essere calciatore? Una bella cosa, perché appunto abbini la passione che hai da bambino al tuo lavoro, quindi penso sia un sogno di tutti, no? Cosa hai provato ad essere intervistato forse da dei giornalisti un po' più buoni dei giornalisti veri? No, una bella iniziativa, una bella intervista, genuina, vera. Cosa hai visto nei loro occhi? Vedevo il desiderio, no? Di in alcuni di loro essere un giorno al mio posto, come quando ero piccolo io, che sognavo un giorno di indossare la maglia del Lecce. Cosa serve per diventare dei calciatori professionisti? Un consiglio a loro? No, serve passione, determinazione e non arrendersi mai nel proprio sogno, per affrontare sempre giorno dopo giorno quello che ci incontra, cioè, e andare avanti. Ti sei rivisto un po' in quei bambini che ti hanno appena intervistato? Sì, sin da piccolino anch'io, il sogno era quello, diciamo, quando incontravo un calciatore mi venivano un po' gli occhi grossi per guardarli, quindi
quindi questo. E quelli che ti hanno intervistato vogliono diventare dei calciatori proprio come voi, che consigli daresti? Di inseguire il loro sogno, di non arrendersi mai, perché è dura, perché ci sono tanti giocatori, tanti ragazzini che vogliono fare questa cosa, quindi non è facile, però sicuramente inizia come gioco, poi se dovesse diventare un lavoro meglio ancora. Calcio uguale a? A tutto, a tutto. Hai detto ai bambini che mangi ogni giorno pasta asciutta, è vero? Nei giusti modi, non tutti i giorni a pranzo e a cena, comunque noi la mangiamo spesso il giorno prima della partita e il giorno della partita stessa a pranzo, quindi gli altri giorni di solito mangiamo altre cose per variare il nostro menù. Qual è stata la domanda più bella che vi hanno fatto? La domanda più bella forse è stata quella di come ci è venuta la passione per il mondo del calcio, perché comunque vivendo ormai da molti anni in questo mondo è una delle domande che comunque io personalmente preferisco, perché posso comunque esprimere tutto quello che provo verso il mondo del calcio, il mio amore verso la palla, il mio amore verso quel rettangolo verde di campo e quei tifosi che sono fuori a tifarci. Tre aggettivi per descrivere la tua vita insieme al calcio. Fantastica insieme al calcio, perché senza calcio non saprei vivere, non saprei veramente cosa dirti. Inventali tu, Dani.